Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Fit come sempre Tiz, finalmente il giorno è arrivato, è uscita la demo di FIFA 17, tutto il giorno l'abbiamo aspettata, alla fine è uscita verso le 7 di sera e quindi il tempo di scaricarla erano 8 giga di demo, davvero molto pesante come demo. Finalmente possiamo mettere le mani su questo primissimo assaggio di FIFA 17, il gioco completo come sapete uscirà verso fine settembre, ma è sempre bello poter avere già una prima impressione di come sarà il gioco. La demo poi in realtà non è mai uguale al gioco completo quando esce, per cui bisogna sempre un attimo stare cauti e mettere un attimo da parte le prime impressioni, perché di solito vengono smentite dopo un po', però diamo un'occhiata e vediamo che impressione ci dà. Intanto vediamo la schermata di caricamento dei server, lo sfondo è simile a quello dell'anno scorso, cioè lo stadio eccetera, e poi qua un breve elenco delle novità di FIFA 17, le dinamiche di gioco, nuove tecniche d'attacco, calci piazzati rinnovati, andiamo avanti. Poi c'è dinamiche di gioco, rivoluzione del gioco fisico, sistema di intelligenza artificiale attivo. È un po' una sorpresa anche per me perché essendo un video di prime impressioni sto aprendo la demo in questo istante assieme a voi, per cui davvero tutto quello che dirò sarà molto spontaneo perché non ho ancora avuto modo di vedere nulla riguardo a questa demo. Sapevo solo questa cosa, cioè che si può già avere un assaggio della modalità il viaggio, però per questa modalità dedicherò un video a parte che uscirà o domani o al massimo dopodomani, per cui se non l'avete ancora fatto attivate le notifiche dall'app di YouTube per il mio canale, così quando uscirà anche quel video sarete i primi a vederlo. Oggi invece siamo al più tradizionale video di prima impressione sul gameplay e potete vedere qua che ci sono 12 squadre in questa demo: Chelsea, United, City, Real, Paris Saint-Germain, Bayern Monaco, Lione, Juve, Inter e poi tre un po' più piccole, il Tigres, una giapponese e l'altra è il Sounders. Volevo fare il figo e farvi vedere che le sapevo tutte, ma quella giapponese proprio non la so. Adesso andiamo a vedere come si chiama il Gamba Osaka, perché come sapete ci sarà anche il campionato giapponese in FIFA 17, è una novità che vabbè a noi non interessa così tanto. Mi piacerebbe fare un gameplay con le squadre inglesi per vedere anche la novità degli allenatori che per le grandi squadre inglesi sono stati fatti bene e quindi si possono vedere alcune cinematiche degli allenatori a bordo campo che danno indicazioni, però per questo primo gameplay preferisco rimanere in Italia e fare un bel Juve-Inter, visto che entrambe le squadre ci sono in questa demo, possiamo provare entrambe queste squadre. Tra l'altro a destra c'è un giocatore dell'Inter che in questo momento non riesco a riconoscere, mentre a sinistra possiamo vedere Paulo Dybala finalmente fatto bene di faccia. Le maglie sono solo due, quella di casa e quella fuori casa, non c'è ancora la terza maglia, per cui vabbè, mettiamo le due titolari sperando che si veda, ma penso di sì. Andiamo a cambiare le impostazioni di gioco. Ovviamente adesso leggenda magari evitiamo perché sennò finisce 0-0 e non è molto divertente. Mettiamo campione. Qua si possono vedere anche i primi stadi con questo Century Link Field che non conosco. È un po' particolare come stadio. C'è il Suita City Football Stadium, l'unico che conosco è lo Stamford Bridge per il momento, per questa partita. Teniamo lo Stamford Bridge e poi mi dispiace, magari qualcuno odia la visuale campo largo, ma io sono molto abituato con quella già da tantissimi anni e quindi tengo quella. Infine vado anche a mettere alternativo che è la mia modalità di gioco del controller, molto piacevole devo dire la colonna sonora dove c'è Raging di Kygo, che è una canzone che mi ha accompagnato quest'estate che mi piace moltissimo, che mi ricorda tantissime belle esperienze, per cui vabbè, avrò la nausea di questa canzone a fine anno perché a furia di sentire sempre le stesse canzoni della colonna sonora dopo un po' uno si stufa, ma al momento fa molto piacere sentire questa canzone almeno per quanto mi riguarda. Andiamo a fare anche la formazione, però non perdiamo troppo tempo, per cui direi che ci possiamo vedere già subito in campo, anche perché le valutazioni dei giocatori penso siano provvisorie e tra l'altro le squadre non sono neanche totalmente aggiornate perché per esempio Zaza è ancora la Juve, però cambio un pochino, metto per esempio Piazza in panchina che lo voglio vedere dopo in campo.
devo dire che è già abbastanza forte, un 76, andrà un po' allenato in tiri, ma questi discorsi inizieremo a farli per la carriera allenatore, per cui per il momento restiamo così, la formazione è già pronta, andiamo a vedere in campo sperando di avere una prima impressione positiva di questa demo. Ed eccoci in campo, Stamford Bridge, per il momento la grafica mi sembra molto molto simile a quella di FIFA 16 con questa scritta amichevole e poi Juve-Inter, anche le cinematiche degli stadi sono più o meno le stesse, i commentatori sono ovviamente Martin Tyler e Alan Smith, ma non mi sono informato abbastanza, ma credo che ci saranno gli stessi dell'anno scorso per quanto riguarda la lingua italiana, e qua vediamo le squadre entrare in campo. A livello grafico, devo dire, per il momento vedo qualche scattino, ma potrebbe essere solo un problema mio. Ho visto qualche scattino, probabilmente il motore grafico è davvero pesante perché la Frostbite non è assolutamente un motore grafico da poco. E lo si può notare soprattutto qua, nelle inquadrature da vicino. Qua si nota davvero un grande cambiamento con giocatori fatti davvero bene. Qua un'inquadratura su Banega fatto in maniera perfetta, ma si potevano vedere anche Higuain, Dybala. Soprattutto quando la visuale si avvicina ai giocatori, ho notato un cambiamento. Ho notato una fisicità più definita, le facce fatte meglio. È quasi irreale, cioè è fatto talmente bene che è quasi irreale, perché come vedete c'è, cioè, alcune volte inquadrano il volto e vedete che dietro è praticamente tutto blurrato per dare ancora di più il contrasto del volto fatto bene, per cui diventa quasi irreale. Però anche per dire, gli arbitri che hanno delle facce standard predefinite hanno comunque una faccia più realistica rispetto ai giocatori con la faccia fatta male di FIFA 16, per cui io penso che abbiano finalmente sistemato molto bene la parte grafica. E qua si può vedere l'immagine della squadra che si mette in cerchio per caricarsi, che era una cinematica che avevo già visto in qualche trailer. Qua inquadratura sul duo argentino della Juve, Higuain Dybala. Tolgo il training e possiamo finalmente dare il via a questo nostro gameplay sulla demo di FIFA 17. Devo dire, ragazzi, la prima cosa che noto, ma è chiaro che sono davvero primissime impressioni, neanche prime, primissime impressioni, devo dire che la fisica del gioco sembra essere comunque migliorata, cioè io vedo giocatori un pochino più agili e il gioco un pochino più fluido, però è chiaro che questa cosa bisognerà metterla alla prova, soprattutto quando ci saranno dei contrasti. Palla su, bellissimo questo pallonetto per prendere Pjanic, che poi tira fuori. Sulle palle alte ho notato un po' di difficoltà perché il pallone ha fatto un rimbalzo di troppo e quindi Pjanic ha fatto fatica a controllarlo. E probabilmente questo sono. Ecco, di questo parlavo. Vedete che fanno un'inquadratura su Higuain e dietro si vede che è tutto blurrato. Cioè, ho quasi esagerato. Cioè, diventa quasi un tentativo di eccessivo realismo che lo rende meno realistico. Non so se mi sono spiegato, ma è l'impressione che ho avuto quando vedo questi replay. Attenzione. Chiellini controlla e poi purtroppo subiamo gol. Il grande gol di Icardi. Voglio vedere se ci sono anche dei cambiamenti per quanto riguarda le esultanze. No, non tanto. Comunque qua vediamo il replay con Perisic che si gira bene. La passa dentro e il tiro di prima di Icardi. Bella, bello come si muove la rete quando viene colpita dalla palla. Ecco qua, Pjanic, attenzione, Pjanic, il tiro, rete! Non so se è momentum, sì, è un pieno momentum, ma può essere un caso che abbiamo segnato al momentum. Fatto sta che al 45esimo arriva il gol di Pjanic, ci siamo a pareggiare. E qua si vede tutta la squadra che va a festeggiare il marcatore, con un'inquadratura poi sugli spalti, con i tifosi che esultano. Lì però devo dire che è un'inquadratura, penso, riciclata da FIFA 16. Qua tiro non troppo angolato, ma abbastanza preciso, e Handanovic viene preso in controtempo. Devo dire, per come è fatto questo gioco, cioè, vieni spinto a giocare davvero in maniera realistica, cioè tenti dei passaggi che magari vedi anche che fanno i giocatori nella realtà, per cui devo dire, a livello di realismo probabilmente c'è stato un ulteriore passo avanti perché ti invoglia proprio a giocare in modo realistico, cioè non è che cerchi di prendere la palla con un giocatore, partire dritto e dribblare tutti, cioè ti viene proprio voglia di fare tanti passaggini, tanti schemi. Qua intanto possiamo vedere Brozovic, che probabilmente giocherà solo in questa demo tutto l'anno, no vabbè dai, sta scherzando, ci sarà spazio anche per lui durante l'anno, facciamo dei cambi.
Mettiamo dentro Alemina, che di solito probabilmente solo per i suoi capelli la Frostbite avrà usato metà del suo motore grafico, e poi togliamo Dybala giusto per vedere com'è questo Marco Piazza. E può ripartire l'Inter sulla fascia. Vedete che davvero le squadre si muovono in maniera molto realistica. Poi è chiaro che tu parli di realismo qua e poi alla prima partita online ti strappi i capelli, però per il momento l'impressione è buona. Tanto è partito Piazza. Piazza davvero un ottimo dribbling per lui, almeno fino ad ora mi è parso questo. Attenzione, Higuain viene fermato molto bene da Murillo, mi sembra. Quindi può ripartire ancora l'Inter sugli ultimi minuti concitati. Quindi vediamo che le due squadre stanno dando l'anima per trovare la possibilità di vincere questa amichevole. Palla dentro per Piazza, attenzione, si era infilato bene, ma un po' lungo il passaggio di Higuain. Arriva la parata di Handanovic e come spesso capita quando le partite durano poco, finisce pareggio al 90esimo. Per cui inquadrature ancora, replay eccetera. Poi si può fare anche classico, perché se non sbaglio l'anno scorso potevi solo andare ai rigori. Però direi che a questo punto possiamo dedicarci solo ai rigori, che se non sbaglio sono cambiati anche quelli. Cioè sono sicuro che sono cambiati i corner e le punizioni. Sui rigori ho dei dubbi, per cui vediamo. Intanto mettiamo Higuain come battitore dei rigori, anche se sui rigori non mi fido molto di lui rispetto a quando è durante il gioco. Ecco qua il cambiamento nuovo. Allora, durante il calcio di rigore puoi spostare il tiratore intorno alla palla con l'analogico destro. Andiamo avanti. Poi premi L verso la palla per prendere la rincorsa. E poi calci. Vabbè, non è così complesso. Ah, ok. Fantastico, non male. Mi piace questa modalità di battere i rigori. Cioè, tu praticamente sposti. Ecco, vedete, lui l'ha spostato indietro. Poi appena inizi a muoverti c'è la freccia che indica dove ti stai muovendo e poi pian pianino si carica. Adesso ve lo faccio rivedere. Tipo muoviamolo tutto, tipo così centrale, così Handanovic non capisce più un cazzo. E poi andiamo incontro alla palla con L, vedete che inizierà a formarsi la freccia e poi tiriamo, qua in questo caso la parata, ma insomma vi ho fatto capire com'è il cambiamento. E devo dire che è molto più bello perché puoi davvero direzionarla in maniera più precisa. Poi vabbè, all'inizio cercherei di fare miliardi di rincorse diverse, qua Erkin sbaglia. Poi dopo un po'. No, aspetta, 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 Higuain! Ok, riesce a segnare. Una volta che parti con l'analogico sinistro e quindi inizi ad avvicinarti alla palla, lì è tosta. Lì è tosta. Per cui conviene tranquillamente con R spostarsi e poi quando uno è sicuro, vedete, adesso vado un po' indietro con Bonucci così la carichiamo bella potente. Aia, forse un po' alta, no. Vedete, se fate la rincorsa un po' più lunga, ve la tira anche un po' più alta. Cioè, devo dire che, boh, mi piacciono questi rigori. Solo che sono un po' più difficili da intuire. Allora, Dani Alves, qua niente, la freccia è scomparsa. Non so se forse era un suggerimento iniziale. Fatto sta che se pariamo questo rigore abbiamo vinto questa amichevole. Brozovic va indietro, prende la rincorsa. Rigore e super parata di Buffon. Vinciamo questi rigori grazie a una bellissima parata di Buffon. Rigori davvero promossi. Seguendo, diciamo, secondo la mia ottica. Poi magari a voi non piacciono, però io li promuovo a pieni voti perché mi piacciono molto. Quelli dell'anno scorso erano davvero troppo arcade, cioè bastava semplicemente caricare il tiro e muoversi. Invece adesso puoi anche spostare il giocatore, quindi vedi tutto un altro modo di calciare, di toccare il pallone, tutto molto più preciso. Per cui da quel punto di vista devo dire c'è stato un miglioramento. Bene ragazzi, allora vinciamo questa prima partita Juve-Inter. Ovviamente alla fine del gameplay finisce anche la demo, così funziona. Per il momento è tutto. Lasciate un bel like al video, spero che vi sia piaciuto passare questi minuti con me a vedere queste prime impressioni che ci ha dato la demo di FIFA 17. Ripeto, tra qualche giorno uscirà anche il prossimo video in cui vedremo un po' che cosa ci riserva l'assaggio del viaggio che ci sarà in questa demo, per cui assolutamente non mancate. Grazie e alla prossima.